Un nuovo riconoscimento per Teleuniverso. L'emittente, nella persona del proprio presidente Bianca Maria Colella, ha ricevuto dal Consiglio Comunale di Aquino l'attestato di civica benemerenza per lo svolgimento di una quarantennale attività di impresa che ha dato lustro alla città e che si è imposta quale veicolo di informazione e promozione socioculturale dell'intero territorio. La cerimonia si è svolta durante una seduta straordinaria dell'Assise cittadina che all'unanimità ha approvato la proposta di delibera. Premiare un emittente che da 40 anni svolge un'attività costante sul territorio producendo economia, cultura, progresso, sviluppo e farlo in una maniera serena, inseguendo anche i sogni e i bisogni delle persone, è stato un momento importante. Per questo sono convinto che queste operazioni in qualche modo aiutano a trasmettere un messaggio che vuole arrivare alle generazioni future e soprattutto vuole educare i giovani, i ragazzi e le ragazze di questa città ad emulare ed imitare questi esempi virtuosi che in qualche modo aiutano la comunità a crescere, a progredire e farlo in una maniera sana. Durante la cerimonia è stato ribadito il ruolo fondamentale che Teleuniverso ha svolto nella promozione del territorio, sottolineando però anche un'altra motivazione alla base del riconoscimento. I valori che muovono la famiglia Magnapera nella gestione dell'azienda: serietà, onestà, integrità e spirito di sacrificio. Al consiglio ha partecipato anche il neopresidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio, Tommaso Miele, anche lui cittadino benemerito di Aquino. Teleuniverso ha dato lustro alla nostra città, è conosciuta Aquino oltre i confini regionali, anche proprio per questa emittente che in 40 anni si è distinta e continua ora ad operare con grandissimo successo su tutto il territorio e soprattutto ecco per la qualità anche dell'informazione che rende. L'amministratore delegato Domenico Magnapera ha ringraziato il Consiglio Comunale condividendo in qualche modo il riconoscimento con tutta la famiglia Magnapera e lo staff di Teleuniverso, aggiungendo che nuove sfide aspettano l'emittente. È una cosa che fa piacere oltre a me come persona fisica, ma anche a tutta la società nostra, ai lavoratori, a tutti quanti. È una bella cosa. Anche adesso dobbiamo aspettare un anno e mezzo per tutto il cambiamento che ci sarà in Italia per quanto riguarda l'emittente televisiva. È un'altra sfida che dobbiamo portare avanti. E che sicuramente insieme, uniti, vinceremo. Sì, sicuro. L'unione fa la forza. Siamo sicuri che il fondatore Mario Magnapera insieme alla moglie Amelia e al figlio Peppe hanno partecipato da lassù, soddisfatti per questo nuovo riconoscimento.